Mi sorprendo a sentirmi compiaciuto dell'incredibile numero di campagne politiche che imperversarono in quegli anni, con gran fracasso, e che finirono tutte in una bolla di sapone. Esaltati che volevano mettere a morte ora i sindacati, ora i negri, ora gli ebrei, con discorsi feroci e violenti. A volte l'atmosfera politica puzzava d'odio. E peggio di tutto, dopo un paio d'anni o giù di lì, ti accorgevi che non c'era assolutamente nessuno in grado di risolvere questa crisi, che mordeva sempre più vicino all'osso. Facevo i chilometri a piedi in quegli anni. I contrasti erano allucinanti. Lungo la riva ovest di Manhattan si potevano vedere attraccati 8 o 10 fra i più grandi transatlantici del mondo. Mi ricordo l'SS Manhattan, il Berengaria, la United States, molti poi non avrebbero mai più navigato. Ma al tempo stesso stavano costruendo l'Empire State Building, il più alto grattacielo del mondo. Ma chi avrebbe mai preso in affitto dello spazio là dentro, quando c'erano intere vie di negozi vuoti? Per me era incredibile. La crisi sembrava non finire più. Non avrei mai creduto che ci sarebbe voluto tanto a riprenderci. Anni interi passavano, un'intera generazione passiva negli anni migliori della vita.